Il concetto di manutenzione fino adesso si è svolto su due scenari principali. Il primo, una manutenzione temporale, quindi a scadenza di tot mesi dall'acquisto o dalla vecchia manutenzione, oppure quando un componente si rompe, per cui alla rottura improvvisa di un componente è necessaria quindi una manutenzione, una revisione dell'impianto o del macchinario. Zerint nella sua missione vorrebbe convertire questo paradigma non più guidato dalla tempistica o dalla rottura di un componente o di un impianto, quanto all'estrazione del dato macchina direttamente dalla sensoristica o dai PLC che sono in gioco sui vari macchinari, per guidare direttamente dal punto di vista del macchinario quando questo ha bisogno di una manutenzione per un determinato componente, un determinato processo. A questo si potrebbe arrivare addirittura a un'evoluzione del concetto di manutenzione sul discorso della predictive maintenance, per arrivare quindi con l'obiettivo di predire un'eventuale rottura di un componente o di un processo prima della rottura dello stesso, evitando quindi danni a cose e persone e eventualmente quindi sostituire il pezzo in totale assenza di rischio e programmando un fermo macchina controllato.